Ciao, sono Virginia e in questa puntata parleremo della respirazione. Andremo a capire come i muscoli addominali possano essere utili per imparare a respirare meglio e ovviamente respirare in maniera diaframmatica. Ma prima di lasciarvi all'esecuzione degli esercizi, vi spiego brevemente come fare a respirare con il diaframma. Ora, partiamo dal presupposto che il diaframma si trova in questo spazio qui. Immaginatevi un triangolo tra la vostra cassa toracica e l'addome e questo è il posto dove risiede il diaframma. Il diaframma non farà altro che abbassarsi in fase di inspirazione, quindi la vostra pancia si gonfierà, e rialzarsi in fase di espirazione. Ci sdraiamo supini su una superficie confortevole. Piego le gambe, distanzio le ginocchia e i piedi di circa 20 cm. Mi distendo, mi rilasso. Faccio attenzione che il mio mento guardi lo sterno per far sì che la cervicale sia lunga e distesa sul pavimento e concentro la mia attenzione sulla mia pancia. A sentire il diaframma, metto una mano sulla pancia e una mano sul petto. In questa posizione inizio a respirare. L'obiettivo è quello di far alzare la mano che ho sulla pancia. Quindi prendo aria dal naso e inspirando con il diaframma sento la mano che ho sulla pancia alzarsi verso il soffitto e piano piano espiro dalla bocca facendo sì che la mano che ho sulla pancia torni lentamente dove era prima. La mano che ho sul petto serve per far sì che il mio petto non si alzi. Abbiamo detto prima che la respirazione toracica non è la respirazione naturale, quindi la mano sul petto non deve muoversi.